contento del fatto che cominciamo bene. C'ho la faccia riposata. Sì, come la merda. No, vabbè, c'ho la faccia riposata. Io odio dormire. Io voglio stare come una merda, sempre. Abbiamo fatto un piccolo riepilogo di tutto quello che ci è successo in 3 giorni. Cioè che tu in 3 giorni sei passato da dall'Eros a Nino D'Angelo ai Reali di Savoia, passando per i jeans nuovi di Amaranth. Infatti questo episodio lo abbiamo montato tutto QC. Ma come definiresti questo aggroviglio di eventi? La vita Laida è sfarzesca. Piacenza, Italia, ore 3 del pomeriggio, questa è la vita pazza numero 3, speciale Laidi. Ci spostiamo al nord. Ma è sfarzesco. Lotz, ma dove cazzo stiamo andando? Allora, praticamente stiamo andando alla premiazione degli Oxe Awards. La premiazione in stile award americani per il miglior racconto erotico italiano. Dove stiamo andando è il Teatro Comunale di Zibello, e da noi ribattezzato il Festival dei Laidi. Ma che c'è azzecca con la vita pazza e l'elettro? Niente, però tutto perché avessimo una telecamera e stessimo insieme andando all'OVS sarebbe comunque vita pazza, perché indipendentemente da dove vai, la vita pazza è quella che fai. Lo zio, ma perché stiamo qua? Lo zio, la zingarata non si fa per uno scopo preciso. La zingarata si fa anche se ti dicono che a 300 km di distanza ti regalano un portachiavi. Tu vai e basta, all'avventura. Zibello, primissima Emilia Romagna, patria della terra, pura terra. Say my name and you can say it with honor. È quella che canta mentre fai pompino, non si capisce come fa. Compagnia di cose, la Lamster Edizioni, ci spieghi cosa sono gli Oxe Awards? Sì, gli Oxe Awards sono una competizione annuale, cioè tutto l'anno ovviamente. Siamo qui con Faber, presidente della giuria degli Oxe Award 2011. Che differenza c'è tra l'Eros e la fotografia? È molto buona domanda perché è abbastanza ricorrente e tutti sono sempre chiesti. In realtà secondo me la differenza tra autismo e pornografia non esiste. Avendo un cazzo duro e minchia minchia! Maxim Jakubowski. Okay. Che cazzo! Maxim la solita domanda che facciamo a tutti: qual è la differenza tra Eros e pornografia? Voilà. It's a very simple difference. Erotica is emotions and pornography is just body. L'erotismo it's not complicated. Emozioni e la pornografia semplicemente dei corpi. La disposizione degli organi interni, un nuovo volume di biologia? No, no. Un romanzo che parla di orgasmo. Ok. Saluto alla vita pazza. Ciao. Ciao. Questa è la vita pazza numero 3 e questa è le papere. L'hai detto. Siccome Zibello non ha più niente da offrirci, si torna nella terra del Gianduiotto. Saida non è pazza, lo zii. Che vita è? Che vita è? Che vita è? Tutte le seconde domeniche del mese a Porta Palazzo c'è il Gran Balloon. Cos'è farsesco? Un po' una commedia metafilmica in cui si piglia per il culo la recitazione, però la recitazione è quella di basso livello. Ma è farsesco! Nannare! Ha fatto la neve, a Scanno ha fatto la neve, mica sul mono. Dentro casa siamo a 18 gradi, quindi camino acceso
acceso il primo camino. E vabbè, io che devo fare, sto a Torino. Io ce l'ho il giubbino. Sì, ce l'ho. Piccola, non è che si preoccupa che non c'ho i soldi, si preoccupa della roba pesante. Ti puoi morire di fame ma non di freddo. Vabbè. Com'è? Chi è? Non ho capito. Ho detto vedi di calmarti con i soldi perché i soldi sono finiti. Sono finiti i soldi. Oh, lo zio, dove stiamo? Qua siamo a Piazza Vittorio. Ti piace come metafora l'estate è il periodo in cui si rimescolano le carte in gioco? Sì, però è meglio, la mia vita è divisa tra godermi l'estate e aspettare che torni. Vabbè, quello è un grande classico affermato. Qualcuno vuole un po' di estate? Lavoro per mandarvi a fanculo. Vita pazza! La vita pazza di chi? Vai. Boh, questo è l'amore, però poi c'è un'università che è piena di strappone, quindi è meglio. Ma la Piazza di Torino, quella, il luogo dove si forma la futura classe dei call center di domani. Porca puttana. Siamo la vita pazza numero 3, questo è il numero egizio. Giovanni Plana, presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino, maestro sovrano del calcolo, penetrò i più riscosti arcani dell'astronomia, fondò su salda base la teoria del moto della Luna, diede opera ad altissime investigazioni e gloria d'Italia il suo nome. Sono lume della scienza sui scritti, visse anni 83 e mesi 2. Questa è la vita porta numero 3, questo è l'alloggio del re e l'antipusedea. Reduci dalla visita al Palazzo Reale, mi viene in mente che io nel mio portafoglio attualmente ho 43 euro e il biglietto per tornare a casa ne costa 45. E Carlo Alberto dormiva in una stanza sfarzesca. Sono finiti i soldi. Ma quando è successo che sono finiti i soldi? Cugini, sfarzesco. Bango matto ogni mattino con un figlio caccia fa. Fra telefono e benzina quanti soldi ha già caccia. E vengo a pomodorino.